mio preferito è l'Epic Ink di NYX Professional Makeup. Alla fine del mio occhio inizio a tirare una piccola lineetta. Faccio un'altra riga dalla metà della linea fino alla metà del mio occhio circa. E piano piano la riempio. Già qui abbiamo una piccola bozza della nostra collina di eyeliner. Perfeziono un pochino la punta per farla bella sottile. Poi continuo anche sull'attaccatore delle ciglia. Con il pennello un pochino inclinato però. E non con la punta dritta, così sarà tutto più facile. Ora vado con la mia parte preferita, ovvero fare la codina interna. Prima sopra e poi la congiungo anche sotto. È molto più facile a farsi che a dirsi. Questo è il risultato, siccome la volevo un po' più grande, la vado ad ingrandire, proprio come ho fatto all'inizio. E dalla metà della codina fino alla metà dell'occhio. Aggiungo anche la matita nera all'interno, così da completare il tutto. Comunque ragazzi, davvero è solo questione di pratica. Devo soltanto capire quale forma si addice meglio al vostro occhio. Questo qui è il risultato finale, spero che questo video vi sia stato un pochino utile e vieni a seguirmi per altri consigli.